Oh, finalmente. Dopo 4 anni di assenza la zia d'Italia torna al suo posto, ma Aravenir riprende il timone di domenica in. Lei, mandata inizialmente via da Viale Mazzini, è riuscita a riconquistare ciò che era suo. In questi ultimi anni l'abbiamo vista passare alla concorrenza e ricoprire il ruolo di opinionista, soprattutto all'Isola dei Famosi al fianco di Alessia Marcuzzi. Lei, protagonista di innumerevoli gaffe in studio mentre i naufraghi erano impegnati nelle avventure in Honduras, adesso può finalmente tornare a casa. Perché, come detto dalla diretta interessata in conferenza stampa, la Rai è casa sua. E domenica in a maggior ragione. Dovrà battagliare con Barbara D'Urso per vincere la sfida dei dati Auditel divenuti ormai il principale metro di giudizio da parte delle aziende. Ma Mara, nel suo nuovo esordio alla Domenica In, ha voluto mettere in luce tutto il suo lato umano. E l'emozione le ha giocato un brutto scherzo, come era prevedibile. Sì, perché la zia d'Italia nel suo monologo iniziale ha versato anche qualche lacrima che ha solcato il suo viso. Occhi lucidi, voce rotta dall'emozione. Per lei tornare a Domenica In è un passo importante. L'esordio, poi, è sempre l'occasione giusta per concedersi qualche.